Sì, grazie Presidente. Il tema proposto con questa mozione è un tema sicuramente importante anche perché, come è stato ricordato, le pagine di cronaca sempre più spesso ci pongono all'attenzione fatti di questo tipo che generano veramente situazioni drammatiche all'interno delle famiglie. Tant'è che già alla fine di luglio il ministro alle infrastrutture e ai trasporti ha anticipato una modifica dell'articolo 172 del codice della strada, presumibilmente da realizzare già, da approvare già nel mese di ottobre, con la quale modifica si mira a, diciamo, a rendere obbligatorio l'installazione di seggiolini che emettano una segnalazione sonora laddove ci sia un caso di dimenticanza, perché ecco, lo voglio proprio definire così, una dimenticanza legata a tutta una serie di fattori. Non ultimo anche l'idea di un dispositivo elettronico che avvisa attraverso un'app installata sul proprio smartphone di aver dimenticato il proprio figlio sul seggiolino. Questo dovrebbe diventare obbligatorio per gli automobilisti. Quindi diciamo che il problema è già attenzionato, perché è un problema che, come è stato sottolineato e lo voglio ripetere, è un problema molto serio legato ovviamente a tutta una serie di fattori. Per quanto, quindi diciamo che a livello governativo già è attenzionata la situazione e quindi ci auguriamo che in autunno si possa arrivare a definizione. Per quanto riguarda l'altro aspetto contenuto, l'altro punto, l'altro impegno contenuto all'interno di questa mozione, ossia a far sì che gli asili nido e le scuole materne di tutto il territorio capitolino attivino un sistema di comunicazione con le famiglie o con chi è delegata, o con chi è delegata in base alla quale l'assistenza, eccetera, vengono segnalate poi le assenze giornaliere. Beh, io voglio solo sottolineare che così come sono organizzati i nidi non sono dotati di una segreteria come succede invece negli istituti comprensivi o nelle scuole superiori, le quali poi segreterie possano stabilire un contatto con le famiglie segnalando eventuali assenze. L'educatrice ha come primo compito quello di garantire la sicurezza all'interno dei nidi, ha proprio una responsabilità di vigilare a che tutto venga nella maniera ottimale, quindi laddove dovesse lasciare la vigilanza dei piccoli per procedere a fare delle telefonate, potrebbero verificarsi incidenti all'interno del nido e lì si verificherebbe proprio quella che viene definita una culpa in vigilando. Quindi non è proprio realizzabile stante l'organizzazione delle strutture e del servizio. Quello che si può immaginare è che laddove si andrà a elaborare il regolamento dello 06, e se i nidi dovessero, rientrare in una organizzazione così come sono ripeto, le strutture dell'infanzia o degli istituti comprensivi, ecco, allora si potrebbe immaginare un intervento di questo tipo. Quindi pur sottolineando l'importanza del tema, dobbiamo assolutamente astenerci perché così come un aspetto è già in fase di attuazione, l'altro non potrebbe proprio trovare attuazione in questo momento. Grazie.